Ciao amici di Fantapazzo, oggi vi presentiamo Pontus Almqvist, che è il nuovo acquisto del Lecce. Giocava nel Pogoń Szczecin, spero di averlo pronunciato bene. 23 anni, 1,83, è un centravanti che potrebbe giocare anche in fascia, però secondo me più centravanti, destro, svedese appunto. È un giocatore qui vediamo la sua heatmap. In realtà la sua heatmap ci mostra un giocatore che viene molto in avanti, poi avanza, ci sono queste piccole macchie rosse abbastanza infuocate per far vedere comunque che è un giocatore che si muove tanto, perché vedete da destra si accentra leggermente, va in area di rigore ovviamente, anche se non è un centravanti d'area di rigore. Io non so se si arriveranno altri giocatori nel Lecce. In questo momento mi sembra un giocatore comunque molto diverso da Colombo, che era più centravanti, più simile a Sisai, però sinceramente meno forte probabilmente di Sisai, forse un po' più veloce, un po' più no, non un, un po' più bravo nell'utilizzare entrambi i piedi. Lui comunque sa utilizzare bene anche entrambi i piedi, vedremo qualche clip. Dopo ha giocato comunque 27 partite e non ha segnato tantissimo, 5 gol. È un giocatore di manovra veloce da contropiede più che altro, il che comunque potrebbe essere buono perché comunque il Lecce con Baroni e credo anche con D'Aversa sarà una squadra da contropiede. Ha giocato qualche volta anche come esterno comunque, però sinceramente non credo che lo vedremo molto spesso lì. Non è un acquisto straordinario, non è un giocatore per cui penso vi picchierete all'asta per prenderlo, però insomma potrebbe essere un'occasione al minimo. Dipenderà poi appunto, ne parleremo poi quando le rose saranno un po' più complete. Ci andiamo a vedere qualche clip giusto per vedere un po' che tipo di giocatore è. Chiaramente parliamo del campionato polacco, quindi comunque il livello è quello che è, però vedete qui si butta bene lo spazio, il difensore arriva prima, lui è aggressivo e poi calcia molto bene sul primo palo. Abbiamo visto la heatmap che parlava di giocatore che viene comunque. Ci vediamo un paio di gol, questo è il primo. Vedete il lancio, lui lucido, mancino, il portiere esce e lo trafigge. Questa è un'altra rete, vedete che scatta bene, si posiziona bene, se la porta avanti col mancino e lo trafigge col destro. In definitiva penso che comunque non è un giocatore che ha segnato tantissimo in realtà, sa usare entrambi i piedi, è discretamente veloce, è un giocatore che comunque può attaccare bene la profondità, adatto al tipo di gioco che dovrebbe fare il Lecce, molto simile a quello che faceva con Baroni. Quindi comunque di solito Corvino compra giocatori utili per lo schema di gioco che viene utilizzato dalle sue squadre. Viene comunque dal campionato polacco, non ha segnato tantissimo. Diciamo che al momento, insomma, siamo al 26 giugno quando stiamo registrando il video, è ancora molto presto. Io credo che parta qualcosa dietro rispetto a Sisai. Non è un giocatore, è un giocatore che potrebbe anche crescere, non è un giocatore comunque da cui mi aspetto valanghe di gol, anche perché Lecce normalmente non ne fa con i suoi attaccanti, quindi è un giocatore da al massimo sesto slot in questo momento, però aspettiamo un po' anche la situazione del Lecce come si sistemerà. È un giocatore che non è male, però non mi aspetto più di 4-5 reti se dovesse andare bene. Quindi non un giocatore straordinario, almeno per il fantacalcio. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate dopo questo video, se lo conoscevate. E ci vediamo quindi al prossimo video.